Allora, volevo commentare un articolo che è apparso all'interno del sito lavoce.info intitolato "I pregiudizi sull'immigrazione contagiano anche i giovani" di Sara Giunti, Andrea Guariso, Maria Pia Amendola e Irene Solmone. È un articolo che affronta il tema dell'immigrazione e che si chiede che cosa pensano gli adolescenti italiani dell'immigrazione. In modo particolare sembra che gli atteggiamenti ostili, dicono gli autori, non derivano da esperienze personali, quanto dal contesto, da una scarsa informazione, da un dibattito pubblico stereotipato. Gli autori dicono che la popolazione straniera in Italia è circa il 10% del totale, è in linea con altri paesi, quindi diciamo, essendo quindi gli italiani 58 milioni, più o meno ci sono 5,8 milioni di straniere. Genera però, dicono gli autori, accesi dibattiti, confronti politici e ovviamente c'è la questione dei giovani, nel senso che ci sono appunto i figli degli immigrati che sono nati e cresciuti in Italia e che, dicono gli autori, sono circa 1 milione di persone, dei quali il 65%, quindi 650.000 persone, sono nate in Italia, non hanno la cittadinanza, però parlano perfettamente italiano e crescono insieme ai loro compagni. E allora ci si è domandati come gli adolescenti vedono i loro compagni di scuola immigrati. È uno studio che è stato condotto dagli autori insieme all'Università di Genova e Helpcode Onlus. È un'indagine campionaria nelle scuole superiori di Milano e Genova sulle opinioni di studenti sull'immigrazione. Quindi 40 scuole, 252 classi, 4.552 studenti in età compresa tra i 15 e i 19 anni. Sostanzialmente gli autori dicono in fondo c'è una certa integrazione tra gli studenti italiani e gli stranieri. Gli studenti italiani intervistati sono indifferenti rispetto al fatto di avere un amico italiano o straniero. E il 55% degli studenti dice di avere almeno un amico stretto che è di origine straniera. Il 72% degli studenti si dichiara favorevole al diritto di cittadinanza per chi ha completato 5 anni di scuola in Italia. Però, diciamo, se poi si passa alle percezioni, le cose cambiano. Innanzitutto, il 70% degli studenti stranieri ha avuto un episodio di discriminazione. Inoltre, dicono gli autori, gli studenti italiani hanno una percezione distorta del fenomeno dell'immigrazione. Sembra che, diciamo, il fenomeno migratorio appare agli adolescenti assai più grande di quanto sia in realtà, circa il 22%, il 22% in più. Cioè, questo significa che gli adolescenti credono che il fenomeno migratorio sia molto più grande di quello che in realtà è. Inoltre, c'è anche un problema, diciamo, di generalizzazione, diciamo, di un contesto sociale. Ci sono degli studenti comunque che sono proprio avversi all'immigrazione, circa il 30% dicono che gli immigrati sono troppi in Italia, e il 40% degli studenti ritiene che gli immigrati aumentino la criminalità. Quindi diciamo c'è comunque sia un sospetto, diciamo, perlomeno. Sostanzialmente, gli autori si sono chiesti se la presenza di immigrati abbia poi un effetto negativo in termini di risultati scolastici, e in realtà, diciamo, si dimostra che no, anzi, al contrario, sembra che le competenze in lettura siano lievemente superiori nelle scuole dove ci sono più stranieri, e questo sarebbe vero anche per la matematica. Quindi diciamo, non si può sostenere che la presenza di immigrati riduce la capacità, diciamo, di apprendimento. Quindi l'evidenza, dicono gli autori, è che
gli atteggiamenti ostili nei confronti dell'immigrazione sono prodotti da pregiudizi, ovvero da opinioni preconfezionate che derivano dal contesto. Perché invece, diciamo, tolta, ecco, questa dimensione culturale, gli studenti invece sarebbero abbastanza ben disposti nei confronti dell'immigrazione. E sostanzialmente, quindi, gli autori dicono che bisogna combattere, diciamo, costruire una coscienza critica, costruire comunità inclusive e solidali per valorizzare la diversità, il dialogo e la coesione sociale. Cosa possiamo dire di questo articolo? È chiaro che, diciamo, sicuramente gli adolescenti vivono un periodo della loro vita molto particolare, perché l'adolescenza, diciamo, tende ad essere anche un periodo molto, diciamo, caratterizzato da tanti cambiamenti, insomma. Quindi, per esempio, quando gli autori dicono il fatto del bullismo, che il 70% degli studenti stranieri ha ricevuto un episodio di discriminazione o di bullismo, diciamo, probabilmente percentuali simili ci sono anche per gli italiani, nel senso che soprattutto nelle scuole delle città, cioè, ci sono fenomeni di violenza e discriminazione. Poi gli adolescenti possono essere anche molto aggressivi, diciamo, nelle loro forme di esclusione sociale, di discriminazione e di bullismo, senza considerare poi le nuove forme di bullismo. Quindi sicuramente c'è una discriminazione che può essere anche più ampia nei confronti di persone che sono straniere ed immigrati, però è anche vero che gli adolescenti generalmente sono tendenzialmente, diciamo, possono fare atti di bullismo, diciamo, anche tra di loro, a prescindere dal fatto che sono o meno, diciamo, immigrati. Quindi, diciamo, io non considererei questo fatto come un fatto legato all'immigrazione, anche se qui non ci sono dati, però credo che percentuali simili di bullismo, discriminazione sociale, violenza fisica e verbale siano presenti anche nella popolazione di studenti che non sono immigrati, proprio perché, cioè, il periodo, diciamo, della scuola superiore soprattutto è un periodo, diciamo, un po' particolare, insomma. Quindi, diciamo, ci sono sicuramente questi problemi che poi oggi assumono anche le forme, diciamo, del cyberbullismo. Quindi, insomma, è una cosa un po' più complicata, non la vedrei soltanto con riferimento all'immigrazione. Certamente il fatto che gli studenti sopravvalutino il fenomeno migratorio è un fatto che ci fa riflettere, perché questo sì è veramente la riproposizione di un pregiudizio che è presente anche in Italia. È vero, gli immigrati in Italia sono il 10% della popolazione. Però gli immigrati in Italia non sono uniformemente distribuiti su tutto il territorio e tendono inevitabilmente ad essere concentrati soprattutto nelle zone del paese che hanno redditi più o meno alti. Quindi, diciamo, tendenzialmente, diciamo, nelle aree del centro-nord ci sono probabilmente, cioè, ci sono più immigrati rispetto a quelli del centro-sud, proprio perché l'immigrato tende a trasferirsi in luoghi dove c'è maggiore benessere, maggiore possibilità di occupazione e così via. Per quanto riguarda invece il fatto che gli adolescenti dichiarano che almeno uno di, diciamo, che almeno la metà di loro ha un amico straniero, questo, diciamo, sicuramente può essere comprensibile. Però, ecco, noi, se noi guardiamo anche alla musica che ascoltano generalmente, che è generalmente la musica rap, anche nella musica rap noi vediamo oggi la presenza di rapper molto giovani che sono rappresentativi di minoranze linguistiche, etniche, che sono immigrati, come sono gli albanesi, marocchini, diciamo, e cose del genere. Quindi, evidentemente nella cultura delle città, soprattutto la città di Milano, ci sono dei fenomeni che probabilmente normalizzano anche da un punto di vista culturale la presenza degli immigrati. Cioè, se noi abbiamo dei personaggi che sono immigrati, che però hanno molto successo, questo un po' aiuta tutti gli immigrati, diciamo, ad essere visti con maggiore
maggiore benevolenza, diciamo, da parte della popolazione. Quindi ci sono, per esempio, dei personaggi molto noti, come per esempio faccio un nome, diciamo Gali, che è sicuramente forse uno di quelli più noti, e chiaramente, diciamo, per chi ha quel tipo di cultura urban, per chi vive nelle città, poi diventa difficile fare una discriminazione semplicemente basata sulla questione, diciamo, della provenienza geografica, etnica, culturale, religiosa. Più complessa invece la questione della criminalità. Il fatto cioè che gli studenti credono che gli immigrati associano quindi la presenza di immigrati alla criminalità. Questo probabilmente perché gli immigrati vivono quartieri che sono probabilmente a più alto tasso di criminalità, ma questo non significa che gli studenti stranieri siano tendenzialmente criminali. Anzi, diciamo, potrebbe assolutamente essere l'esatto contrario, perché poi dobbiamo anche dire che, diciamo, questo è un, diciamo, generalmente gli immigrati, soprattutto diciamo di un certo tipo, tendono a, soprattutto quegli immigrati che hanno le famiglie, insomma, tendono ad essere persone che lavorano. Non dobbiamo, per esempio, neanche dimenticare il fatto che, soprattutto in città come Milano e regioni come la Lombardia, c'è un importante contributo anche degli immigrati all'imprenditorialità. Ci sono tante imprese che sono aperte da immigrati nella ristorazione e non solo. Quindi inevitabilmente si creano delle condizioni diciamo, di favore, sia appunto per motivi culturali, per motivi economici, per motivi di integrazione. Diciamo, è molto, cioè, diciamo, tendenzialmente ci potrebbero essere più motivazioni per l'integrazione piuttosto che per l'esclusione. È chiaro che poi, quando si creano però le classi multietniche, multiculturali, dove nella stessa classe ci sono gli italiani, ci sono i cinesi, ci sono i nordafricani, ci sono i musulmani, ci sono magari quelli del Bangladesh e così via, è chiaro che si importa inevitabilmente anche una sorta di dimensione di conflitto internazionale. Cioè, quando poi succedono cose tipo diciamo, l'attacco di Israele a Gaza, queste cose possono avere un impatto in quelle scuole, cioè possono rappresentare degli elementi di rottura. Ecco perché bisogna sviluppare una cultura, diciamo, delle relazioni anche internazionali che aiuti a considerare, diciamo, le scuole appunto come delle comunità, non vedere l'altro come uno straniero. Insomma, bisogna un po' riprendere quelle che sono le basi, diciamo, della civilizzazione occidentale, che poi sotto c'ha sostanzialmente una matrice cattolica, cristiana. Quindi questo è quello che bisognerebbe fare. Ora, il problema, molto interessante invece la cosa che dicono gli autori, che il fatto che ci siano degli studenti stranieri non ha un effetto negativo sulle performance né linguistiche né anche matematiche. Questo è molto importante. Certamente gli immigrati che vengono in Italia non sono gli indiani, non sono i cinesi, non sono i coreani, che magari se fossero presenti innalzerebbero sicuramente moltissimo diciamo, l'asticella, perché sappiamo che sono popolazioni molto dedite allo studio e diciamo, sono anche molto competitivi nelle attività, nelle professioni intellettuali, soprattutto nella matematica e nelle scienze. Purtroppo gli immigrati che vengono in Italia non hanno generalmente questo background. Probabilmente gli unici immigrati che hanno, diciamo, un livello, diciamo, di quel tipo erano i siriani, che però mi sembra che siano immigrati quasi tutti in Germania o nei paesi del nord Europa. E anche gli ucraini, diciamo, erano probabilmente ben messi dal punto di vista intellettuale. Però anche loro, diciamo, probabilmente hanno preferito altri paesi, la Polonia, il Regno Unito, gli Stati Uniti. Quindi, diciamo, l'immigrazione italiana è un'immigrazione, diciamo, un po' di basso livello da questo punto di vista. Però non è colpa degli immigrati, anche qui è colpa dell'Italia. Cioè, se quello che l'Italia offre agli immigrati è un lavoro nella kebaberia,
È chiaro che l'immigrato che l'Italia attiverà non sarà il PhD della Delhi Institute of Technology, sarà probabilmente una persona che potrà lavorare nel kebab. Quindi, diciamo, la scelta che il paese Italia ha fatto relativamente alla svalutazione totale del mercato del lavoro, con questa idea, diciamo, di puntare sul turismo, ristorazioni, bar e caffetterie, diciamo, tende ad essere pregiudizievole, perché alla fine da un lato ti squalifica la forza lavoro locale e dall'altro lato ti produce anche un'immigrazione di basso livello. Perché gli Stati Uniti hanno molto successo, per esempio? Perché gli Stati Uniti importano un capitale umano di medio-alto livello, a volte di altissimo livello. E per andare a lavorare negli Stati Uniti bisogna avere delle caratteristiche professionali di un certo tipo per stare in quel mercato del lavoro, che è un mercato molto competitivo. Queste caratteristiche non ci sono in Italia, perché la scelta che è stata fatta, adesso non voglio criticare il governo, io sempre uno contro il governo, non ce l'ho con nessuno, però la scelta che è stata fatta in Italia da questo governo e da quelli precedenti, ed è una linea confindustriale, imprenditoriale, è l'idea di squalificare il lavoro per fare più profitto, per produrre di più squalificando il lavoro. Ovviamente così non solo si mortifica il lavoratore italiano, ma si mortifica anche l'immigrato, perché un immigrato che ha studiato, per esempio un immigrato che conosce il francese, l'inglese e magari ha preso un titolo di studio, non si mette a fare il kebab. Se ne va in Francia, se ne va in Germania, se ne va nel Regno Unito, se ne va nel nord Europa, se ne va nei paesi scandinavi, se ne va negli Stati Uniti. Non sta in Italia a fare il kebab. Allora il problema qui non è neanche dell'adolescente, ovviamente. Qui il problema è proprio di un sistema paese che innanzitutto ha fatto una scelta di concentrare l'occupazione, una parte importante dell'occupazione, in piccole e medie imprese, che oggi noi vediamo. Le piccole e medie imprese sono praticamente, per chi conosce i bilanci, sa benissimo, le piccole e medie imprese, lo dice anche il CERVED, almeno un terzo sono aziende zombie. Oggi quando uno emette una fattura, la probabilità che ti paghino con la fattura intera è molto, diciamo, bassa. È molto probabile che uno la fattura intera non l'ha pagata, perlomeno non nel breve periodo. Quindi c'è, cioè, la squalificazione del lavoro, la creazione di queste organizzazioni imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, che sono sottocapitalizzate, indebitate, che sono spesso imprese zombie. Ecco, tutto questo non porta a una immigrazione di qualità, perché se noi vogliamo importare gli ingegneri indiani, gli ingegneri cinesi, gli ingegneri della Corea del Sud e le persone dell'Africa, e attenzione che gli africani parlano due o tre lingue, questi parlano il francese, l'inglese. Se noi vogliamo importare queste persone, dobbiamo offrire loro dei posti di lavoro buoni. Altrimenti loro se ne vanno, e quelli che rimangono in Italia sono quelli che hanno delle competenze di medio-basso livello. Questa è la realtà. Perché un ingegnere che va negli Stati Uniti, c'ha un ingegnere indiano che deve scegliere se lavorare in Italia o negli Stati Uniti, sa che se lavora in Italia prenderà 30-40 mila euro. Se lavora negli Stati Uniti ne prenderà 140.000-150.000 dollari, e quindi ogni anno perde 100.000 dollari. Ogni anno che sceglie di lavorare in Italia, l'ingegnere indiano perde 100.000 dollari. Quanto potrà resistere in questa scelta? Chi farà ripetutamente questa scelta? Quindi noi, diciamo, dico noi italiani, diciamo, la percezione che noi abbiamo di queste forme è completamente sbagliata. Noi continueremo ad attirare un'immigrazione di basso livello semplicemente perché offriamo dei lavori di basso livello, e non li offriamo soltanto agli immigrati.
i lavori di basso livello li offriamo anche agli italiani. E quindi lavorare in Italia è sconveniente per gli italiani e anche per gli immigrati, che magari gli immigrati hanno, diciamo, delle motivazioni in più, perché comunque sia, partendo dal loro punto di vista, potrebbero considerare il fatto di vivere in Italia come un valore aggiunto. Però attenzione, se hanno un talento, se hanno una professionalità, poi se ne vanno lo stesso, perché, vuol dire, rinunciare a 100.000 euro in più all'anno non è qualcosa che si può fare, cioè non lo fa nessuno. E quindi poi alla fine inevitabilmente chi paga di più si prende il capitale umano migliore. E in Italia noi avremo sempre un capitale umano di immigrati di basso livello, quindi famiglie poco scolarizzate che fanno magari lavori, diciamo, imprenditoriali in settori a bassa produttività e redditività come la ristorazione, o che sono dipendenti di aziende nel settore della ristorazione o nelle costruzioni o nelle imprese di pulizie o diciamo in agricoltura, e che quindi, diciamo, fino a quando arrivano a fare il salto generazionale ci mettono non so quante generazioni, perché ormai il salto generazionale è diventato difficile per gli italiani, figuriamoci per gli immigrati. Quindi il problema nostro non sono gli immigrati. Se noi prendiamo un paese come gli Stati Uniti sono grandi, sono un grande paese grazie agli immigrati. Se gli immigrati tedeschi, se i tedeschi non fossero andati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, gli Stati Uniti non sarebbero il paese che sono adesso. Così come se gli indiani, che sono persone di altissimo profilo scientifico, intellettuale e professionale, smettessero di andare negli Stati Uniti, anche il futuro degli Stati Uniti sarebbe diverso. Quindi ogni paese deve scegliersi la propria immigrazione, però per scegliersi l'immigrazione bisogna fare le politiche del lavoro. Se noi crediamo che una persona oggi può vivere con 20-30 mila euro all'anno, diciamo, chi importeremo? Importeremo persone che hanno qualifiche di medio-basso livello e li metteremo in competizione con gli italiani e soffriranno entrambi e la produttività non ci sarà, non ci sarà la crescita neanche l'integrazione. Però questo non è un problema degli immigrati. Questo è un problema degli italiani, perché gli italiani non hanno capito il senso del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro deve remunerare il capitale umano, lo deve remunerare, perché se non lo remunera, alla lunga il capitale umano si squalifica. E una volta che tu hai squalificato il capitale umano, l'economia la puoi anche buttare, soprattutto nella nostra condizione dove l'economia è tutta basata sulla conoscenza, sulla società dell'informazione, adesso le nuove tecnologie che richiedono comunque sia delle competenze. Quindi, oggi come oggi, se non ci sono, diciamo, questi investimenti, il problema nostro è questo, che noi non riusciamo a immaginare che magari l'immigrato potrebbe essere una risorsa. Perché? Perché l'immigrato può fare il medico, può essere un medico, può essere un ingegnere, può essere un professionista di medio-alto livello, può essere una persona che opera nei sistemi, nei mercati finanziari. Noi questo non lo immaginiamo. Noi quando, dico noi italiani, sto generalizzando, gli italiani quando immaginano l'immigrato immaginano quello che viene sulla barca e che si mette a vendere il kebab. Quello è. E quello è quello che gli italiani probabilmente vorrebbero. E alla fine è quello che succede. I paesi che invece hanno organizzato i propri flussi migratori, si sono presi gli immigrati buoni, gli immigrati con le lauree, gli immigrati con i dottorati, gli immigrati ingegneri, gli immigrati medici, gli immigrati che parlano due o tre lingue. Li hanno pagati e se li sono presi. E la loro economia va meglio e anche le loro scuole sono sicuramente migliori, perché io poi lo voglio vedere uno studente italiano che compete con un indiano sulla matematica. È impossibile, perderà 9 volte su 10, 10 volte su 10. Lo voglio vedere un italiano che compete con un sudcoreano, perde nella scuola, nella formazione, perde nella professione, perde dappertutto.
E quindi diciamo, noi come dire, gli italiani non vogliono questo tipo di competizione, fanno un gioco a live basso, innanzitutto contro se stessi e poi anche contro gli immigrati, e si squalifica insieme sia la forza lavoro italiana che quella immigrata. E ovviamente le conseguenze sono sistemiche, quindi avrai una scuola che non funziona, avrai immigrazione di un certo tipo, criminalità probabilmente, e tutta una serie di conseguenze assolutamente negative. Però ripetiamo, la responsabilità di questi fenomeni è da attribuire esclusivamente alla mancanza di politiche dell'immigrazione che siano di qualità.